a Napoli hanno seguito la stessa procedura per interrare un traliccio che interrompe una superstrada, 6 anni fa. Ed è come quello che non si direbbe che direi. A Napoli una conferenza dei servizi fu convocata nel dicembre del 2003 per rimuovere il traliccio che interrompe questa strada e costringe gli automobilisti a uscire e attraversare il comune di Frattamaggiore. È scomodo uscire? Da qua? Scomodissimo. Che ci la deve fare? Di quanto è lunga adesso? Ma io la prendo poche volte, però è esagerato quello che hanno fatto. Quando dico che non è così il mondo che vorrei. Il traliccio è gestito da Terna, che in conferenza dei servizi si impegna a fare un preventivo per lo spostamento. Terna lo invia alla provincia a maggio del 2004, ma non è mai seguita risposta. 2 anni dopo la provincia ne richiede un altro. Pure a questo preventivo non abbiamo avuto risposta. Cioè, avete fatto 2 preventivi, sì. Simili, uguali, insomma, sì, quello era il lavoro quelli da fare. Che mi sono. A fine 2007 Terna decide di farsi carico dell'interramento e fa un protocollo di intesa dove dice: voi, regione e provincia, ci date una mano sui percorsi burocratici autorizzativi e noi sistemiamo l'area a spese nostre. Tipicamente i soggetti con cui hai discusso, hai concordato, eccetera, sono diversi rispetto a quelli che ti trovi nel procedimento autorizzativo e quindi questo diciamo percorso virtuoso ha degli intoppi. Alla fine Terna ci ha rimesso 6 mesi per avere le autorizzazioni, ce ne vorranno 18 per interrare il traliccio, poi la regione dovrà fare la strada, passeranno anni. Questo perché gli enti non si parlano e l'assessore competente, per coerenza, non ha mai nemmeno risposto alle nostre numerose richieste di intervista. Dove vorresti andare? Sai cosa c'è? È pericoloso? Non va bene, come è pericoloso? Qua tante ci prende provvedimenti, sapete quando? Quando è successo qualcosa. Stare attentissimo? Sì, sempre, sempre allerta. Ma avete fatto segnalazioni, qualcosa? No, è inutile, perché sono anni e anni che non si prendono provvedimenti. In questo grande svincolo alcune uscite sono pericolose, altre sono chiuse dal 1990. La questione coinvolge 2 comuni e una provincia, non dovrebbe essere difficile parlarsi. Qual è il problema? Qual è, cioè, che cosa le hanno detto? Cioè, voi tra istituzioni vi parlate? Diciamo. Quando produciamo documentazione scritta non ci rispondono proprio. Ah, ho capito. Infatti qua abbiamo una serie di atti, ripeto, che abbiamo inviato alla provincia e non abbiamo avuto risposta. Quando abbiamo visto che non avevamo risposta, siamo andati personalmente, io, il vice sindaco, l'assessore, cioè state tutti qua praticamente. Il vice sindaco. L'assessore al contenzioso, l'assessore alla finanza, lui ha detto stampa. Siete stati tutti quanti in provincia, siete stati. Andiamo spesso in provincia, chiaramente, perché poi nel momento in cui non si hanno risposte, cerchiamo di affrontare, siamo abituati ad affrontare i problemi e a risolverli. A risolvere cosa non si capisce, visto che il sindaco è al terzo mandato. È certo invece che di lettere ne hanno mandate e in provincia ci sono stati. Per la verità, difficilmente abbiamo incontrato amministratori, tranne qualche assessore sporadicamente. Abbiamo parlato con funzionari vari, con dipendenti, funzionari. Molto spesso non riuscivamo nemmeno a capire con chi parlavamo. Un'altra uscita di questo svincolo è del comune di Napoli e non è mai stata aperta perché finisce in una stazione di servizio. Cioè, la pompa di benzina c'era già? Sì, la pompa di benzina ci stava dal 1963. E hanno fatto lo svincolo che esce nella sua area? Nella mia area. E purtroppo com'è possibile? Com'è possibile? Siamo a rischio di andare tutti in mezzo alla strada a causa di questo svincolo. Infatti non ci autorizzano per le licenze per darci lavoro per fare la ristrutturazione di tutto l'impianto. Da quanto tempo siete messi così qua? Da 1982, cioè quando hanno fatto queste rampe. Cioè praticamente sono 27 anni. 27 anni e non si è mosso mai niente. Parlavano di fare un progetto nuovo per modificarle, ma tutto questo non è mai accaduto. Lei era giovanotto all'epoca? Sì, all'epoca avevo, cioè, 27 anni fa. Adesso ce n'ho 49. Andiamo al comune di Napoli. Il funzionario non si fa intervistare, ma ci mette per iscritto. Le 2 rampe non sono mai state consegnate allo scrivente servizio, cioè sono del comune, ma l'ufficio competente non le ha mai prese in consegna. Sono abbandonate.
un senso di abbandono, si prova a percorrere questi assi. La manutenzione è scarsa, sono i percorsi utilizzati dai trafficanti di rifiuti tossici che li depositano in prossimità delle uscite, quelle aperte, e mentre questa discarica di amianto brucia, gli sportivi fanno jogging. E fa sport qui? Sì. Respira bene? No. E alla fine non si piange neanche più.